passi dal Duomo di Milano, andiamo alla scoperta di un esame innovativo e ancora raro sul territorio nazionale. Parliamo dell'ecografia duttulo radiale, una tecnica ecografica ideata a Parigi nel 1995 dal medico Michel Teboul, uno strumento di diagnosi precoce del tumore della mammella che studia i singoli lobi mammari dal capezzolo alla periferia, permettendo agli specialisti di identificare i processi patologici anche in fase iniziale. Per scoprire di cosa si tratta e come viene realizzata questa ecografia, ci siamo rivolti allo studio milanese di Alta Medica. Questo esame è un'ecografia fatta in un modo appunto più accurato, dove mette assieme plurime valutazioni della ghiandola mammaria. Quindi va a valutare la ghiandola mammaria seguendo l'anatomia, seguendo tutte le innovazioni della tecnica, che è fondamentale essere aggiornati, e va a studiare radialmente, ecografia duttolo radiale, radialmente i dotti. Che cosa sono questi dotti? Sono le unità formanti la ghiandola mammaria. Quindi è importantissimo, perché proprio va a studiare la fisiopatologia, che sono le basi sulle quali si forma il nostro corpo e si formano ed eventualmente si sviluppano le problematiche. Una cosa fondamentale dell'ecografia duttulo radiale, che a monte uno deve saper fare l'ecografia, fondamentale, perché se non sa fare l'ecografia, non sa l'anatomia, non sa usare la tecnica innovativa, non va bene, ma in generale. Parliamo del fatto che ci sono tantissime donne, tra l'altro sempre più giovani, che soffrono di tumore al seno. Sì. Questa è una problematica che diventa sempre più diffusa, le cause possono essere molteplici. Importantissima è la prevenzione, senz'altro. Lo ricordiamo, e approfondire, cioè fare della prevenzione, dei controlli approfonditi, può essere fondamentale. Questi dotti vengono sempre controllati, cioè se io andassi a fare un'ecografia classica, normale, effettivamente si riesce in maniera precisa ad analizzare tutto? Spesso vengono sottovalutati, perché se io faccio una scansione trasversale è diversa rispetto ad andare proprio a farla radialmente al dotto, cioè tagliare il dotto. I tubi della mammella sono posti come petali di una margherita, quindi se io vado a prendere un tubo e questo è un tubo, lo studio per così, vedo cosa c'è dentro il tubo, tipo delle piccole vegetazioni. Non sto dicendo delle cose belle in termini medicalesi, Se invece lo vado a studiare dall'alto verso il basso, il tubo lo posso anche schiacciare, non vedo dentro, quindi posso perdere dell'accuratezza. Ovviamente a monte ci deve essere sempre un ecografo accurato con una sonda adeguata e una metodica approfondita, più le valutazioni di tutte le vascolarizzazioni, belle, brutte, perché il nostro corpo è vascolarizzato, non è che davanti a un'invascolarizzazione ci dobbiamo spaventare, però possiamo valutare, mettendo assieme tutti i caratteristici degli ultrasuoni, quindi non invasivi, valutando radialmente i dotti, se una formazione è vascolarizzata o non è vascolarizzata, è elastica o non è elastica. Sto dicendo, tradotto in italiano, se è una cosa bella, sicuramente brutta o eventualmente da approfondire ulteriormente, che è una cosa fondamentale su tutti i campi della ghiandola mammaria, che a volte con altre metodiche potrebbero essere mascherati per tanti motivi. Chiederei un'altra cosa: i normali strumenti a disposizione che conosciamo, quindi la mammografia e l'ecografia, a differenza della metodologia che utilizzate voi, sono più invasive? No, assolutamente no. Allora, gli ultrasuoni sono ultrasuoni, quindi che siano 2D, 3D, duttolo radiali, senza mezzo di contrasto, perché c'è chi anche fa l'ecografia col mezzo di contrasto, non sono assolutamente invasivi. Prima, grazie a Madame Curie, sono state scoperte le radiazioni ionizzanti, da cui in ambito senologico la mammografia, oppure la mammografia per tomosintesi, oppure la mammografia con mezzo di contrasto. Poi c'è la risonanza magnetica, che utilizza i magneti. Però queste sono le tre fondamentali metodiche diagnostiche in campo senologico. Tutte e tre comunque devono essere usate molto bene, perché di sì, un seno denso è più indicato un esame piuttosto che un altro esame.
in un seno piccolo è più indicato un esame rispetto a un altro esame, lo stesso problema di un seno piccolo si potrebbe avere anche con la risonanza magnetica, quindi di fatto visitare, toccare il paziente, ascoltare il paziente e fare un esame ecografico accurato, ma veramente accurato, è la base fondamentale. La mammella è una ghiandola composta da circa 20 lobi. Alla periferia ci sono gli alveoli destinati alla produzione di latte che sboccano in dotti galattofori formando i lobuli. I lobuli, a loro volta, confluiscono in dotti sempre maggiori fino al dotto principale che fuoriesce nel capezzolo. L'ecografia duttulo radiale permette di studiarli tutti. Secondo i dati forniti dal governo italiano, i numeri nel 2022 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni 3, il 30%, è un tumore mammario. Ci sono diversi tipi di tumore al seno che possono svilupparsi in diverse parti dello stesso. Una prima importante distinzione può essere fatta tra forme non invasive e forme invasive e possono essere distinti, ancora una volta, dai fibroadenomi, tumori benigni che si formano più frequentemente negli anni in cui la donna è fertile. La loro massa è formata da ghiandola mammaria e dal tessuto che la circonda e le loro dimensioni possono aumentare nel corso del tempo, soprattutto durante la gravidanza. Ma non solo tumori, controlli e prevenzione sono utili anche per identificare eventuali cisti mammarie, le formazioni benigne del seno più frequenti nella donna. Circa un terzo delle donne in età compresa tra i 30 e i 50 anni ne sono affette, con un'incidenza maggiore intorno ai 40 anni. Le cisti al seno generalmente non causano sintomi. La manifestazione dolorosa si ha quando le cisti aumentano di volume, a volte anche nel giro di poco tempo, diventando più evidenti alla palpazione, a volte fino a raggiungere 5-6 cm o più. Prevenire è meglio che curare, si dice, e con un esame e uno sguardo attento all'origine delle problematiche, la prevenzione è sicura. Intanto vediamo insieme però adesso come si realizza questo esame. Bene. La tecnica, della durata di circa 45 minuti, prevede l'utilizzo di un ecografico tradizionale con paziente stesa. La metodica comporta scansioni longitudinali e trasversali dei singoli lobi mammari, con circa 100 fotografie ogni 10 secondi, fondamentali per comparare i diversi quadranti e perché non tutte le foto, a causa della vascolarizzazione, possono essere chiare e precise. Non bisogna quindi correre il rischio di non identificare eventuali lesioni interne. Quindi mi permette l'ecografia duttulo radiale di valutare nello specifico, come la eseguiamo in alta medica, come si fa l'ecografia duttulo radiale con scansioni radiali ai dotti, i dotti, oltre tutta la mammella che con la congruità del tempo viene fermata e vengono utilizzate ulteriori metodiche di approfondimento diagnostico, che sono la vascolarizzazione, la rivalutazione comparata delle immagini, l'assorbimento degli ultrasuoni, perché voi, questo è un linguaggio molto medicalese, molto tecnico, però ci sono vari valori che indicano, e soprattutto se voglio approfondire le immagini basta fare un movimento abbastanza rapido e andare a fare il focus su, ad esempio, questi tre dotti, 1, 2, 3, ok, che hanno le, sono belli, sono puliti, non hanno assorbimenti ultrasonori, non alterazioni all'interno, che sono di un millimetro. Quindi direi che un millimetro
posso vedere anche meglio. Spieghiamo un attimo, io direi, anche l'eventuale tumore, che non troviamo oggi. Non si trova soltanto nella parte più alta del nostro seno, diciamo allora, anche questo, e che magari invece di solito non si nota, non si trova. Allora, il problema in ambito senologico, molto discusso, fuochi, insomma, luci d'ombra in senologia, sono appunto le localizzazioni estreme dei tumori. Ad esempio i quadranti superinterni, questi, dove comunque un'ecografia vede molto bene, quindi questo è un quadrante, tolgo il power, dove vede molto bene, e il quadrante superinterno mi esce dalle metodiche cosiddette convenzionali, storiche, super studiate, molto accurate, però senz'altro mi esce. E la zona retroarolare, dove addirittura ci sono dei tumori che si manifestano solamente con esfoliazione del capezzolo, il morbo di Paget. Quindi lì diventa fondamentale andare a guardare tutti i dotti, che solamente l'ecografia può fare. Di fatto le due metodiche assieme fanno parte di un capitolo molto importante, non tutto lo radiale, ma in generale gli ultrasuoni assieme alle radiazioni ionizzanti fanno parte di un capitolo diagnostico ed eventualmente terapeutico molto importante. Una domanda: perché molti specialisti non fanno oppure non riescono a guardare dotto per dotto, quindi ad approfondire l'esame? Allora, intanto perché bisogna avere delle macchine dedite, aver fatto dei corsi di approfondimento che vengono pagati da noi medici in formazione, non ce li regalano. E poi bisogna appunto avere sapere bene l'anatomia, la fisiologia della ghiandola mammaria. Quindi se io salto uno step che può sembrarmi banale, con la duttola radiale non lo posso saltare perché non vado più in duttola radiale. Quindi i dotti sono quelli, io devo seguirli tutti. La mammella è fatta con un grappolo d'uva, tagliando la sezione del grappolo d'uva per andare a studiare dentro il grappolo d'uva. E siccome il tumore si forma dentro il grappolo d'uva, permette di visualizzare millimetricamente prima che diventino infiltranti, assieme a tutte le metodiche innovative della scienza, quindi della tecnologia. Quindi deve essere una macchina accurata, avanti tecnicamente, permette di valutare le vascolarizzazioni, belle o brutte che siano, permette di valutare gli assorbimenti del suono, che possono essere degli indici indiretti di qualche cosa, e permette nell'ambito della patologia benigna di fare una diagnosi importante e differenziale, per la quale le donne in età giovanile devono fare dei controlli e in modo non invasivo, indolore, ripetibile, si può indagare tutta la mammella su tutti i vari campi, quadranti, come un petalo di una margherita. Cisti millimetriche o calcificazioni, tutto è visibile. Al termine si ottiene una ricostruzione completa dell'albero duttulo-alveolare e delle sue eventuali anomalie. Questa tecnica viene consigliata dagli esperti di alta medica, in modo particolare alle donne con diagnosi di iperplasia duttale, papillomi endoduttali e displasia mammaria. L'indagine ecografica si può eseguire a qualsiasi età, fin dalla nascita e in qualsiasi fase del ciclo mestruale della donna. Prevenzione ed attenzione sono fondamentali per la nostra salute e a tutte le età.